una partita molto molto difficile, credo che tutti e due ci conosciamo ogni volta meglio e sono contento come sono sceso in campo, sono contento di che livello abbiamo giocato, avevo tante chance anche nel primo set, poi dopo nel secondo set se mi fa il break sul 4-3 è molto tosta, no? Però sono contento che ci ho provato in tutti i modi e ovviamente adesso c'è la finale contro un avversario contro cui non ci ho mai vinto, quindi sono già focalizzato su quello. Dove hai trovato l'energia, la forza, la lucidità nei momenti chiavi, come quello che ricordavi nel secondo set? Beh, sicuramente di stare molto sul presente, perché nel primo set anche sul tiebreak ho fatto delle scelte un po' sbagliate o comunque non sono andato deciso e che può succedere e poi nel secondo credo che poi quando ho tenuto quel game di servizio dopo ho risposto molto bene, lui ha messo qualche seconda e nel terzo anche, no? Ho provato di stare molto sul presente, quindi sono contento. Ti sei reso conto della partecipazione del pubblico? La gente è impazzita, questo è un match che sarà ricordato per tanti anni. La sensazione forte è che con te e con Carlos il tennis sia in buone mani, a lungo. Sì, insomma, vediamo, no? Siamo ancora tanto giovani, ma ogni volta quando noi giochiamo contro giochiamo veramente alto livello, tutti e due. Tutti e due siamo, come ho detto, giovani e proviamo a fare il meglio. E quindi niente, sono contento ogni volta quando posso incontrarlo. Su due tornei, due volte di fila. Il nostro obiettivo era comunque di arrivare qua e giocare contro Carlos di nuovo, almeno mio, perché volevo fare meglio che oggi sono riuscito, a prescindere dal risultato, ma proprio del modo in cui ho giocato, e quindi niente, sono contento.